Ah, che liberati a dal calcio di Riccardo Zampagna e il Trio Medusa, un grande piacere su gioconews.it. Com'è che siete qua? Perché noi abbiamo sempre ammirato i giocatori che rispecchiassero noi stessi, quindi quelli brutti, quelli però che ci mettono il cuore con un po' di pancia. Beh, Zampagna è così, però poi faceva delle cose clamorose, ad esempio il famoso cucchiaio col primo gol in Serie A alla Roma. Faceva dei gol fantastici e a noi piacciono i giocatori come lui, quelli che non hanno l'odore da balsamo, ecco. Sì. Se tu chiedi a Zampagna cos'è il balsamo, pensa più a un condimento, non a roba per i capelli. Non ci piacciono i calciatori iperpalestrati, iperpettinati, ipertatuati, a meno che non siano Miccoli, sì, per il quale provo un assoluto amore. Anche lui ha giocato a Terni. Bomber Miccoli, sì, sì, no, ma poi a me piace proprio lui in assoluto, è un mio idolo. E poi insomma Riccardo è più un uomo che un calciatore, quindi appena ci ha chiesto di venire abbiamo accettato con grande entusiasmo, uno perché a Terni siamo legati come città, insomma, per tanti motivi di amicizia, di affetto e anche lavorativi, perché il nostro autore storico è di Terni e quindi ha detto che se non venivamo ci scatenava, sì, i Freak Brothers, quindi e non era bello. Nonché di parentela. Infatti c'è una maglietta della Ternana, due con l'Atalanta e uno con la Ternana. Sì, sì, assolutamente, io per le fere tutta la vita. No, il discorso è che dovevamo giocare tutti e tre per la Ternana, ma poi avendo la panza le M non ci stavano, non ci allora due di noi hanno declinato sull'Atalanta, insomma, in cui c'erano delle large. Com'è andato questo primo tempo? 2-2, ci siamo scaldati molto bene, certo. Abbiamo controllato la tattica degli avversari, prevedo vittoria dell'Atalanta per 4-2. Ora, non so bene perché, ma ci hanno detto i due mister di andarci a fare la doccia. Hanno detto bene così. Io non ho avuto il coraggio di... Si fa la doccia prima e secondo tempo. Infatti, è una cosa nuova che abbiamo scoperto adesso. Ha detto andate a scaldarvi con l'acqua calda. E noi stiamo andando a scaldarci con l'acqua calda. Magari forse è proprio un'incitazione del mister. Secondo me sì, è propedeutico. È propedeutico, sì, tu dici che ci fa giocare o ci ha detto di no? Secondo te cosa... È più... Ma non so, potrebbe essere un nuovo metodo alla Colantuono. Però con l'altro è stato carino perché ha detto se no vi fate male, allora, se colpite la palla vi fate male, allora andate a scaldarvi in acqua e allora stiamo andando. C'è un giocatore che io ho rivisto qui dopo un tempo che è Giampa, che è un fisico, no? come volete voi, vogliamo noi, però è un animale. È una freccia, poi Giampa famoso per i famosi punti, no? Lui che si fece malissimo un altro cartellone. Grande giocatore del Messina, nonché c'è la soppressata di Giampa che abbiamo scoperto oggi e gli andremo a chiedere adesso negli spogliatoi, perché senza soppressata non si torna a casa. In più Giampa ci fece arrivare secondi a un fantacalcio contro Linus. Linus, grazie è qua, Giampa. Grazie a Giampa. Okay, grazie ragazzi. Grazie, e viva Riccardo Zampagna. Ricordiamo tutta questa roba qui, con questo tipo meraviglioso va in beneficenza. Quindi grande Riccardo e grandi gli amici di Terni.